Attenzione signori passeggeri, la compagnia Iberia è lieta di annunciare che fra qualche minuto atterreremo all'aeroporto del Galeon di Rio de Janeiro. La temperatura è di 30 gradi centigradi. Vi preghiamo di agganciare le cinture di sicurezza e di non fumare fino a che l'aereo non sia completamente fermo. Grazie. Mi aspetti qui. Jorge! Mi dispiace, mi sono sbagliata. Dispiace più a me. Ci rivedremo, spero. Sa dov'è un telefono? Là in fondo. Il signor Durant, per favore. Pronto? Il signor Durant?
pronto. Chi era? Non lo so. Una donna. Domandava di Duran. Ti avevo detto di non rispondere. È la prima volta che viene a Rio? Sì. Le piacerà. Ogni anno ci sono più turisti. Il mondo è ormai piccolo. Basta avere quattrini. Con i soldi non ci sono problemi. Rimarrà qui a Rio per il carnevale? Non lo so. Se rimane si divertirà, è veramente sensazionale, glielo garantisco. È una cosa mai vista, c'è una gran vita, la gente si diverte, non se ne pentirà. Questo tunnel si passa dal quartiere Botafogo a Copacabana. Copacabana è la spiaggia più celebre del mondo e quelli che non la conoscono la sognano. Vedrà che spettacolo d'incanto questo quartiere. Ecco qui l'avenida Atlantica, signorina. Mi scusi, che numero ha detto? 1218. 1218. Ah, sì, è il palazzo Queen Mary. È un enorme grattacielo, come quelli di New York. Sono ammessi venditori ambulanti. E chi qui lo dice? Io. E tu chi sei? Sentiamo un po', il presidente della Repubblica. Io sono il portiere. Qui il portiere comanda molto più di chi che sia. Quindi togliti dai piedi e non fare chiacchiere. Altrimenti vuole prendermi le valigie? Guarda che prepotente. Muoviti, ho detto. Ah, sì, va bene. Basta con le chiacchiere. Ah, sì, avanti. Me ne vado. Fila, no, muoviti. Vai via, muoviti. Mi aspetti un istante. Sì, signore. Che fai qui? Sto aspettando una signora che è salita un istante al terzo piano. Allora è inutile che porti sulle valigie. Dovrebbe scendere subito. È logico. C'è una signora che sta suonando all'interno 3. Sì, già lo sapevo.
Ehi, bel tipino quella, non se ne vedono così tutti i giorni. Mi scusi, il signor Jorge Duran non abita qui? No. Però c'è il suo nome là. Perché non ti decidi a parlare? Lei è parente del signor Duran? Sì. Il signor Duran è morto circa 2 mesi fa. Morto 2 mesi fa? E l'appartamento è rimasto come lui l'ha lasciato. Mi hanno telefonato dal suo ufficio di non toccare niente. Pagano loro l'affitto. Lei si sente male? Non è possibile. Ha bisogno di qualcosa? L'altro ieri gli ho telegrafato. Sì, so che è arrivato un telegramma, è ancora qui. L'ho messo io stesso nella cassetta. Strano, non c'è più. Sono sicuro di avercelo messo. Non capisco chi l'abbia preso. Conosce l'indirizzo dell'ufficio? Sì, Avenida Rio Branco 145, 30° piano. Mi porti subito là? Sì, signora. Posso lasciarle il mio bagaglio? Certo. Miller e Duran, buongiorno. Sì, signore. Il signor Miller, per favore. È a Buenos Aires. Richiami più tardi. Ho bisogno di parlare con il signor Miller. Le ho detto che è a Buenos Aires. È cosa urgente? Sì. Forse potrebbe parlare con il signor Rivas, è il legale della ditta. Signor Rivas, chi devo dire, per favore? Sono la signora Duran, la moglie di Jorge Duran. Una signora desidera vederla. Ha detto che è la moglie del signor Duran. Si accomodi. È la prima porta. Grazie. Si accomodi. Si accomodi, prego. Mi chiamo Paola. Sono la moglie di Jorge Duran. Mi dispiace doverla conoscere in queste circostanze. Si accomodi, prego. Devo confessarle che non l'aspettavamo. Però comprendo che quando ha ricevuto la notizia della morte di suo marito... Non sapevo che fosse morto. Come ha detto? Non sapevo che Jorge fosse morto. Mi perdoni. Può darsi che la colpa sia nostra. Noi non sapevamo niente di lei. Ammetto che è una situazione assurda, però vorrei essere sincero. Il signor Duran non ci ha mai parlato di lei. Di cosa è morto? Ha avuto un infarto cardiaco. Non sapevo che fosse ammalato di cuore. Probabilmente neppure lui. Il clima, la lotta continua. È un paese implacabile. Il signor Duran ha dovuto lottare duramente. Non è strano che soffrisse di cuore. Il signor Miller, il suo socio, è andato a Buenos Aires il giorno prima che suo marito morisse. Quando lo seppe, ci telegrafò ordinandoci di non toccare niente nell'appartamento del signor Duran, ma credo che ora annullerà quell'ordine. Ecco cosa aveva con sé suo marito il giorno della sua morte. E l'anello? Non aveva nessun anello. Lei sembra sorpresa, ma non ci aveva mai detto niente di lei. Quel portasigarette gliel'ho dato io, il primo anniversario del matrimonio. C'è una data, 3 marzo 1957. È il mio nome. Mi scusi, non avevo alcun dubbio. Queste cose sono sue. Vuole vedere il passaporto? Ma cosa dici? Dove alloggia? Ancora non lo so. Sono arrivata ora. Ci consideri a sua disposizione. Si fermi in albergo, all'Excelsior, per esempio. Non credo che vorrà andare nell'appartamento di suo marito. Nessuno c'è più andato da quel giorno. Sarebbe un po' troppo penoso per lei. Cosa glielo fa pensare? Dopotutto,
Doveva essere la mia casa. Come vuole. Mi scusi se non l'accompagno. Aspetto una telefonata urgente. La chiamerò più tardi. Certo, se ha bisogno di qualcosa. Grazie. A presto. Sì, ecco la linea. Mi chiami la signora Miller. Pronto? Ah, sì, Rivas, mi dica. La moglie di Duran? Così ha detto. Sì. Neanch'io sapevo che fosse sposato. No, non ho potuto accertarmene. Non era il momento. Dopo le spiegherò. E adesso? Dove è andata? Dal suo telefono può parlare direttamente con la portineria. Basta che faccia l'uno. Molto bene, grazie. Per lei. Grazie mille. La signora Miller ha saputo del suo arrivo e vuole conoscerla. Sarebbe lieta di averla stasera a cena. Se per lei va bene, passerò a prenderla, diciamo, fra tre ore. Rivas, quando entravo qui, in casa di mio marito, io... Cosa vorrebbe dire? Niente. Non ha importanza ora. A più tardi. Da qui la città sembra più bella, non è vero?
Il buio nasconde tutte le brutture. Sì, è così. Gli uomini vedono le cose da un punto di vista differente dal nostro. Per Rivas le cose brutte sono l'ufficio, il lavoro di ogni giorno. Rio de Janeiro è una città ostile. Tutte le grandi città sono uguali. Non è convinta? Non le trovo ostili? Ha ragione. Conosceva già Rio? No. È una città difficile e molto complessa. In Europa è diverso, per questo là non ci comprendono. Qui dobbiamo lottare contro tutto. I deboli devono arrendersi o sparire. Cosa si propone di fare? Non lo so ancora. Lei deve avere molto coraggio. No, non è così. Invece ho molta paura. Ero venuta per riunirmi a mio marito. Da quanto tempo non lo vedeva? Da quasi 3 anni. Non ci aveva parlato di lei. Sì, lo so. Non ha detto che era sposato. Se volessi dimostrare che sono sua moglie, mi sarebbe impossibile. Sul passaporto è scritto solamente sposata. Non risulta il nome di mio marito. Suo marito era un uomo tenace, un carattere forte. Ha lottato fino alla fine. Fino alla fine? Che cosa significa? La signora Miller ha voluto riferirsi alla nostra società. Ora è in liquidazione. Le ho già detto che Rio è una città ostile. Questo vale anche per tutto il Brasile. Suo marito avrebbe potuto rifarsi. Ma non si preoccupi, siamo a sua disposizione. Qualsiasi cosa le occorra. Grazie, lei è molto gentile. Il denaro non è una difficoltà. Sì, è così. Ho chiesto di parlare con Buenos Aires. Avvertirò mio marito di questa situazione. Ne sarà sorpreso, gliel'assicuro. Mi dispiace di non averla conosciuta prima. Non è così, Carlos? Dove è morto mio marito? In un paese dell'interno. Se chiudo gli occhi mi sembra di vederlo, così forte, così pieno di vita. Veniva spesso da me a giocare a poker. A giocare? Non sapeva giocare. In 3 anni si acquistano nuove abitudini. Mi scusi, signora, la chiamano da Buenos Aires. Sarà la comunicazione che ho chiesto, volete scusarmi? Pronto? Buenos Aires? Alvear Palace. Il signor Miller, per cortesia. Grazie. Signor Miller, signor Miller. Sono io, Miller. La chiamano da Rio, terza cabina, prego. Grazie. Sei tu, Victor? Sto bene, e tu? Sì, sento benissimo. Sai chi c'è qui? La moglie di Duran. Certo, di Jorge Duran. Quando è arrivata? Ascoltami, è necessario che se ne vada. Assolutamente. Sì, lo so. Deve andarsene. Cosa farà lei? Neppure lei mi crede la moglie di Duran. Non è così? Perché dice questo? Non ho motivo di dubitare di lei. E poi, perché dovrebbe mentire? Perché? Dalla morte di suo marito non trae nessun beneficio. Nonostante tutto, lei crede che io menta. Come Anna, come tutti. Ma anche nel caso che non dicesse la verità, non ne avrebbe nessun vantaggio. Suo marito era ridotto alla rovina. E da quanto ho saputo, non era assicurato sulla vita. Voglia scusarmi. Me ne vado. Ma non volevo offenderla, mi creda. Per favore, telefona domani a quest'ora. Sì, glielo dirò a nome tuo. Pensami un po' e sta attento. La prego di scusarmi. Non mi sento bene. È naturale. L'accompagna lei, vero? Ma certo. Victor le esprime la sua più viva simpatia e dice che ci consideri a sua disposizione. Se vuole, può tornare in Europa col primo aereo oppure fermarsi un po' qui. Lui sarà qui fra una settimana. È molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. La giungla è molto vicina. Potremmo quasi dire che ci circonda. Nella giungla dominano gli istinti. Anche io mi lascio guidare dall'istinto. Mi scusi se ho dubitato che lei fosse la moglie di Jorge Duran, ma era comprensibile. È stata veramente una sorpresa. Ma adesso mi crede veramente? Beh, stamattina le ho consegnato le chiavi dell'appartamento, lo dimentica? E adesso? Adesso continuo a crederle. Mi sento così sconvolta. Da quando sono qui, mi sembra di vivere in una specie di incubo. Ho la sensazione che qualcosa mi minaccia. Ah, lei ha troppa fantasia. Stamattina, quando ho telefonato all'appartamento di mio marito, dall'aeroporto, hanno alzato il microfono. Non può essere.
Sono sicura. E lei mi ha detto che lì non c'era nessuno. Avrà sbagliato numero. Dopo, all'uscita dall'aeroporto, un'auto ha seguito il taxi. Non ci sono altre strade. Però seguiva me. Perché? Non lo so. Dopo è sparita. E nell'appartamento di mio marito ho trovato una pistola. Ma qui una pistola è una cosa normale quanto un accendisigari al suo paese. Bisogna che lei si abitui a queste cose. È normale anche trovare una benda macchiata di sangue? Come ha detto? Una benda macchiata di sangue e un giornale. Ma che c'è di strano trovare un giornale? Era del 23 gennaio, di 6 giorni fa. Mio marito è morto da quasi 2 mesi. Certo, lei mi dirà che il giornale l'ha lasciato il portiere. Beh, no. Nell'appartamento non è entrato nessuno dopo la morte di suo marito. Vuole salire con me? Perché no? Una sensazione strana entrare qui. Non c'ero più stato dopo la morte di suo marito. Che succede? Qui c'era una bustina di fiammiferi di Maxim's. Ma era qui. Sì, l'ho vista coi miei occhi. Che cosa? La pistola. Non si agiti. Sono calmissima. Immagino che è scomparsa anche la benda, no? Sì. Mi sembra molto agitata. Lei non mi crede. Lo dica che non mi crede. Posso mettermi nei suoi panni? Ah, non se la prenda. Domani le apparirà tutto diverso. E sarà tranquilla. Poco fa, lei ha detto che forse era meglio che io partissi. No. È stata Anna, la signora Miller. E penso che l'abbia detto per il suo bene. Certo, star qui le sarà penoso. Sì, ha ragione. Voglio andarmene al più presto. Nessuno glielo impedisce. Le lascerò il numero del mio telefono. Se le occorre qualcosa, mi chiami pure. Ho bisogno di qualcuno che mi creda. Io le credo. Lei è molto gentile. Lo dice per consolarmi. È tutto così assurdo, così incredibile. Io mi sento attratto dagli enigmi. E poi, per principio, io presto fede all'imputato. E io sarei l'imputata. È un modo di dire. Voglio scusarmi. Le occorre altro? Io sono dell'opinione che domani è un altro giorno. Vorrei darle un consiglio. Stanotte ci dorma sopra. Buonanotte. Scusi se la disturbo. Ha visto per caso il mio gatto? Sì, mi ha svegliato. È qui?
È passato per il terrazzo. Capisco. Prima veniva sempre qui. Voglio dire, quando c'era il signor Durand. A lui era simpatico il mio gatto. Signora, l'ho vista quando è arrivata. Viene dall'Europa, vero? Sono la moglie di Jorge Durand. Non lo sapevo. Ho conosciuto suo marito. Non volevo disturbarla. Mi dispiace. Mi chiamo Ines. Se le occorre qualcosa, sono qui accanto. Ma forse lo sapeva già. Lavoro al Maxim's. È un cabaret, il migliore di Rio. Sono ballerina. Ma non so perché le racconto tutto questo. Lei è molto gentile. E non se la prenda con Barba Blu. Il gatto. Ah. Buongiorno. Ecco qui. Grazie. Vorrei vedere un numero arretrato del 23 gennaio. Eccolo qui. Grazie. Immagino che è venuta qui per me. Cosa vuole? Quali rapporti aveva lei con mio marito? Con suo marito. Che diavolo le salta in testa? Cosa è successo in realtà? So quello che sanno tutti. È morto. Sa cosa c'è scritto sul giornale? Sa di che data è? L'ho trovato nell'appartamento. Riporta la notizia di una rapina. E con questo? Accanto c'era anche una busta di fiammiferi del Maxim's. La città è piena di bustine di fiammiferi del Maxim's. Le danno per pubblicità e suo marito veniva qui a passare qualche ora la sera. Ieri sera era scomparsa. Che cosa? La bustina dei fiammiferi. È meglio che ne parliamo dopo. Adesso sto provando. Ho trovato anche una pistola e una benda macchiata di sangue. Dove? Nell'appartamento. Senta, io non so niente. Non ci sono mai state. È stato chiuso dopo la disgrazia e non voglio grane. Aspetti, per favore. Devo sapere una cosa. Lei deve dirmi... Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno. Thank you.
E sta cercando qui. Non chiami nessuno. Stava per avvertire la polizia, vero? È molto probabile che non le credano. Ma se le crederanno, sarà peggio per lei. Quell'uomo forse vorrà parlare. E sa che cosa può dire? Che due giorni fa ha visto in questa stanza il signor Duran, suo marito. E allora Duran dovrebbe spiegare perché è vivo e perché vogliono farlo passare per morto. Non è possibile. È assurdo. Dice? Cosa sa di mio marito? Che cosa sa? Meno di lei. E dov'è ora? Mi dica dove si trova. Può darsi qui, se non mi sbaglio. Dove? Qui a Rio? Nel suo appartamento? Ma è ridicolo. Jorge Duran è sepolto in un villaggio a Campo Belém, a 600 chilometri da qui. Ed è facile dimostrarlo. La storia che mi racconta è incredibile, fantastica. E l'auto che ha cercato di investirla, com'era? Ha letto il suo numero? Non lo ricordo. Non vuole dirmelo? Forse non ha fiducia in me? Cosa vuol fare ora? Avvertirò la polizia. Non la crederanno. Diranno che è matta. La polizia non beve tutto quanto come me. Pretenderanno delle prove, comprende? La targa dell'auto, vorranno sapere quello che lei ha trovato nell'appartamento. Una dichiarazione della ragazza. Sono disposto ad aiutarla. Cercheremo insieme queste prove. Oh, non l'aspettavo. Non si è offesa per stamattina. Le assicuro che farò in modo che il gatto non venga più in casa sua. Capisco che possa avere dato fastidio. L'ho visto qui. Disteso qua sopra, ferito. Non poteva muoversi. Ma chi? Un uomo. Un uomo con una profonda cicatrice. Ma cosa racconta? Lei mi ha detto di aver visto mio marito vivo e che forse si trovava ancora a Rio. Io? Ma lei sta sognando. Ma che cosa succede? Cosa vogliono questi signori? Cosa fanno qui? Cercano un uomo con una cicatrice. E ho già spiegato che ci deve essere un equivoco. Qui abitiamo soltanto noi due. Quindi, per favore, andate. Non te la prendere, amor mio. Sarà uno sbaglio. Non è vero che è uno sbaglio? Sì. Sì, è uno sbaglio. Mi scusi. Andiamo. Mi procuri il biglietto per domani. Partirò, altrimenti perderò la testa. Stia tranquilla. Le ho detto che può partire quando vuole, ma prima dobbiamo parlare. Ma... La porterò dove non incontrerà né banditi, né redivivi, né uomini grassi e baffuti. Più tranquilla? Perché non ha voluto andare in albergo? Per essere sincero, non capisco perché ha voluto andare nell'appartamento. Come è morto? Ma gliel'ho già detto. Era in un paese dell'interno, lontano da qui. Ebbe un infarto. Non è vero. Sono sicura che non è vero. L'hanno ucciso. Cosa ha detto? Che l'hanno assassinato. Ma non può dire questo. Ho visto con i miei occhi il certificato di morte. Tutti quanti vogliono convincermi a partire subito. E io sto cercando di farmene una ragione. E la ragione può essere solo una. Mio marito non è morto per infarto cardiaco. E temono che io riesca a scoprire la verità. Su, la prego, Paola. C'è solo un mezzo per convincermi. E quale? Dov'è sepolto ora? Voglio vedere la tomba. Ma perché? Sarebbe del tutto inutile. Va bene, ho capito. Vuole che io parta. Forse questa sarebbe la cosa migliore per tutti. Anche per lei, penso. Però, se veramente è decisa ad andare là, io l'accompagnerò. Quando vorrebbe partire? Oggi stesso. Oggi? Forse più tardi non avrebbe importanza. O non avrei più il coraggio di lottare. Va bene. Partiremo entro... entro un'ora. D'accordo. Bisogna che avverta l'ufficio. Miller e Duran?
Sì, sono Rivas. Ci sono telefonate urgenti? Va bene. Avverte la signora Miller che sono andato al campo Belém con la signora Duran. Sì, con la signora Duran. Qualcosa che avrei voluto chiederle al suo arrivo, ma me ne è mancata l'occasione o forse il coraggio. Perché è venuta in Brasile? Lei non amava suo marito. Perché dice questo? Ho l'impressione che non sia stata turbata dalla notizia della sua morte, piuttosto ha provato un certo sollievo, mi sbaglio? Non hai il diritto di dir questo. È vero, non ne ho il diritto. Volevo molto bene a mio marito. È probabile che allora fosse un uomo diverso, oppure che fossi diversa io. Io mi illudevo di essere felice. Dopo 2 anni che eravamo sposati, fuggii improvvisamente dalla Spagna. Per quale ragione? Lui non volle dirmelo. Si era messo contro la legge, una truffa. Lo seppi molto tempo dopo. All'inizio mi scriveva molto spesso, poi smise. Decisi di partire, non potevo sopportare quella situazione, comprende? Senza saper niente. Quando presi l'aereo in Spagna, mi illudevo di amarlo ancora. E adesso... adesso non lo so. Io ho sempre avuto paura di prendere delle decisioni definitive. Stavolta è diverso. Ho quasi l'impressione che abbiano già deciso per me. Di Pombagira, di Pombagira. E di Pombagira, di Pombagira. E di Pombagira, di Pombagira. Quella è la macumba. Viene da pensare che siano presi dalla frenesia del divertimento, ma non è così. È una specie di rituale della superstizione che domina tutto il Brasile. Non si può mai prevedere come finisce la macumba. È uno spettacolo che ha dell'inverosimile, è incredibile. L'oggetti. Perché? Dicono che porti sfortuna. Non sono superstiziosa. Andiamo, è meglio allontanarci di qui. Senta, chi è il proprietario? Io. Ha per caso 2 camere? Separate? Sì. Posso darvi la 10 e la 12, hanno la doccia e il balcone tutte e due. 2 mesi fa è stato qui il signor Duran, Jorge Duran. Non ricordo.
Due mesi sono lunghi. Ma avrà registrato il suo arrivo, no? Controlli. Siete per caso della polizia? No. Controlli lo stesso. Il signor Durand ha alloggiato qui da noi esattamente il 26 novembre. Mi hanno chiesto una camera con bagno e ho dato loro la numero 8. Hanno chiesto? Sì, è arrivato con sua moglie. È scritto qui. Jorge Durand e signora. Ero io quella donna? Non sono fisionomista quando si tratta dei miei clienti. E forse è meglio per tutti. Ero io? Se lo dice lei. No, dico il contrario. Molto bene, allora il contrario. Qui c'è stata la signora Durand. Almeno così risulta dal mio registro. Ricorda perché è morto? Beh, fu una disgrazia. Accusò un malore. E quando arrivò il dottor Lorenzo non poté fare altro che stendere un certificato di morte. Lo seppellirono poche ore dopo. Qui il clima è molto caldo e un morto in albergo è un brutto pasticcio. La signora era molto coraggiosa. Andiamocene. Voglio rimanere qui. Perché? Ancora non lo so, però resto. Potrei avere la stessa camera di mio marito? Suo marito? Sì, Jorge Durand. Paola, ma è assurdo. Voglio vedere la camera. Tra poco ci sarà un temporale. Oh, fa troppo caldo. Che tipo era la donna che stava con lui? La ricordi? Con chi, signora? Con l'uomo che è morto in questa camera. Io non l'ho vista. L'ho sentita parlare, ma aveva un anello d'oro a forma di mano che reggeva una perla. Ma se hai detto che non l'hai vista? Ho visto solo la mano. Era questa? Era questa la mano che hai visto? Ricordo bene l'anello. E lei non lo porta. La signora chiese subito del dottor Lorenzo, quello della compagnia mineraria. Andai io a chiamarlo. Ma quando il medico arrivò, l'uomo era già morto. Io non voglio entrare. Ho paura dei morti. Dove abita questo medico? Qui vicino, sulla strada. Chi l'ha portato? Oh, ce l'ha messo il diavolo! C'era anche sì, quando sì. è morto quell'uomo! Sì, sì. Qualcuno morirà, ora lo so! Ora vattene, vattene. Perché fa tanto per convincermi che non è mai stata qui? Perché non ci sono mai stata. Chi era la donna assieme a mio marito? Non lo so. Aveva un amante? Non lo so, mi creda. Può darsi che abbia ragione. C'è qualcosa che non capisco, che mi turba. E forse sarebbe meglio lasciare le cose come stanno. Non ne ricaveremo niente. Ma che cosa risolverebbe con le sue indagini? Suo marito è morto. Non le ho chiesto di accompagnarmi. Sono decisa ad andare sino in fondo. E lo scopo di tutto questo? Ma dove va ora? A telefonare a quel medico. Meno male, temevo che non rientrasse. Qualcuno mi ha cercato? No. Vado a dormire, non mi reggo in piedi. Non è più lo stesso uomo, vorrei sapere cosa le è successo. Desiderano al telefono. E chi è? Una certa signora Durand. Non conosco nessuno che si chiami Durand. Dille che non ci sono, che non sai quando può trovarmi.
Sì? Dottor Lorenzo, sono la moglie di Jorge Duran. Ho bisogno di vederla. No, no, è urgente. Sono venuta qui solamente per lei. Lei ha accertato la morte di mio marito, no? Il signor Duran è morto per un infarto cardiaco. Quando arrivai in albergo era già morto. Non ho fatto altro che firmare il certificato. Non è necessario che lei venga. Mi scusi, ho moltissimi impegni. Non ho un minuto libero. Ascolti, ascolti. Pronto. Maria, Maria, corri a comprarmi una scatola di tabacco. A quest'ora? Sì, a quest'ora. Ho tutta la cucina da pulire. Beh, io ti dico di andartene. Tra poco verrà una signora e non voglio che trovi qualcuno. Abbiamo anche gli appuntamenti galanti, uff. Signor Miller, mi lasci andare via. Stavo appunto per andarmene per non vederla. Mi lasci, per favore, mi lasci andare via. No, 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 non dirò niente a nessuno, non dirò niente. Signor Miller, no, no, non lo faccio, no, per pietà. No, no, no. Ci ha riflettuto bene? Sì. Forse quell'uomo non potrà dirci niente che già non sappiamo. Voglio vederlo. Quando gli ho telefonato mi è apparso molto nervoso, come se avesse paura. Sono sicura che sa qualcosa, più di quanto io immaginassi. È qui. Perché non lascia che vada io solo? No, sono venuta fin qui per parlare con quell'uomo. Come vuole. Dottore? Dottor Lorenzo? Dottor Lorenzo? Che sta facendo? Non tocchi niente. Andiamocene via. No. Dobbiamo avvertire la polizia. Non avvertiremo nessuno. Andiamocene. Non risponde. Andiamocene. Dove? Non importa, ma dobbiamo andarcene. Non possiamo farci trovare qui. Non lo capisce? Si muova. Perché fuggiamo? Chi dovrebbe cercarci? Chi dovrebbe cercarci? La polizia. Chi altrimenti? Tutto porta a lei. Ha telefonato al medico e ha lasciato impronte sulla borsa, sulla sedia e anche sul vetro dell'armadietto. E domanda ancora perché dobbiamo scappare. L'ultimo poliziotto, il più incapace, sospetterebbe di lei. Voglio ritornare in paese. Bene. Come vuole. Mi limiterò ad accompagnarla al più vicino comando di polizia. E lei? Me ne vado, non ho più niente da fare. È sicuro di questo? Torniamo o proseguiamo? E lei mi aiuta? O è tutto il contrario, non so. Torniamo o proseguiamo? Proseguiamo. Bene. Sono stati loro, sono sicura che sono stati loro, un uomo e una donna giovani. Lui aveva un vestito chiaro. Povero dottore. Li ho visti uscire, ma loro non mi hanno visto. Il dottore mi aveva mandato a comprare il tabacco, voleva restare solo. Avevano l'auto fuori e hanno preso la strada per Rio. Li aveva visti già altre volte? No, mai. Ah, però... Che cosa c'è? Una donna aveva telefonato prima, voleva vedere il dottore.
E allora lui mi ha detto di andarmene. Voleva restare solo. Potete portarlo via. Come si chiamava quella donna? Duran, la signora Duran. Almeno così mi ha detto lei. E l'uomo? Purtroppo non lo so. Non hanno riempito la scheda. Gli avevo detto che era obbligatorio, che era richiesto dalla legge. E non hanno pagato nemmeno le camere. Qualche tempo fa venne un altro Duran. Morì in albergo, no? Sì, ma allora fu una disgrazia. Voglio dire che fu ben diverso. Morì per un infarto cardiaco. Lo assisté Lorenzo, è così? Quando egli arrivò, era già morto. Non fece che firmare il certificato. Giorgio Duran e signora, perché non mi hai detto che quella donna era già stata qui? Perché non c'è mai stata. Non era la stessa, signor commissario. Ne sei sicuro? Sicurissimo. Chi altro ha parlato con lei, con la donna di stasera? Mi hanno chiesto dove abitava il dottor Lorenzo e mi ha chiesto se l'avevo già vista. E tu l'avevi già vista? No, signore, mai. Il loro bagaglio? Non avevano portato niente. E l'altro, quello che è morto qui, l'avevi visto? No. La locanda era molto affollata, parecchi negri. Lei sa che i negri sono molto superstiziosi, quindi ho pregato la signora che fosse sepolto al più presto. Se in paese si sparge la voce che in questo albergo tira aria di morte, dovrò chiudere. E tu hai veduto il morto? Io sì, ero sulla porta. Il morto era steso qui, sul letto, coperto da un lenzuolo. Quale motivo avrà portato qui quest'altra donna? E perché ci teneva tanto a vedere Lorenzo? E perché l'avranno ucciso? Forse perché non parlasse. E che cosa avrebbe potuto dire quel poveraccio? Non so, qualsiasi cosa. Che Duran era stato assassinato, per esempio. È logico. L'unico che potesse saperlo era il dottore. Dove siamo? Qui nessuno verrà a cercarci. Vengo! Un momento, sto venendo, eccomi. Oh, quanto tempo è che non ci vedevamo, signor Andrade. Credevo mi avesse dimenticata. Ora ho moltissimi impegni, mamma Candida. La settimana scorsa ho fatto dipingere di verde la sua camera prediletta. Me lo diceva il cuore che sarebbe venuto. Vuol bere qualcosa? No, grazie. Siamo molto stanchi. Andiamo. Pensavo che non venisse qui per schiacciare un sonnellino. Oh, mi perdoni, signorina. Sta scherzando, mamma Candida. Non volevo offenderla. Non ci siamo già conosciute, per caso? No. Ha detto la camera verde? Mm. Beh, andiamo su a vederla, eh? Ah, vado a prendere la borsetta. Te la prendo io? No, vado io. L'hai ritrovata? Sì. Cosa ne dice di come l'ho arredata? Bene, molto bene. È molto accogliente. Vuole che lo svegli a una certa ora? No. Buonanotte. Anzi, diciamo buongiorno. Buongiorno. Non ho mai apprezzato l'alba. La luce è troppo fosca. Perché lo ha chiamato signor Andrade? Fu il primo nome che mi venne in mente. Qui nessuno dà il suo vero nome. E non si fanno vedere i documenti. E mamma Candida è discreta. Non hai caldo? Peccato. Mi piacerebbe venire qui con te in altre circostanze. Ma tu sei una signora. La signora Duran. Anche se penso che ti riuscirà difficile dimostrarlo. È vero? Cosa hai in mente?
Ah, non darmi del lei. Se mi dai del lei, mamma Candida sarebbe sorpresa. Vuoi passare così tutta la notte? Perché qui è sempre notte, anche se c'è il sole. Avevo ragione? È questa che cercavi? Sei più tranquilla ora? Per favore. Siediti. Coraggio, siediti. Lei non conosceva il paese, vero? Ma non darmi del lei. E il medico? Lo conoscevi? No, non lo conoscevo. Per favore, cerca di riposare. Voglio andarmene via. Dove andrai? Non lo so. Mi sembra che non ti renda conto della tua situazione. In questo momento ti stanno ricercando come colpevole di omicidio. Sono l'unico che possa aiutarti. Ricordalo. Prima mi hai chiesto cosa volevo da te. Beh, te l'ho già detto. Aiutarti. Nient'altro. Che cos'è? Un sonnifero. Bevi. No. Credi che voglia avvelenarti? Su, bevi. Prima si sotterra la gente e poi la si tira di nuovo fuori. Bel sistema per farci lavorare il doppio e con il caldo che fa. Non lamentarti, potresti star peggio. Ah, oh, sì, è vero. Come quelli là dentro, eh? Hanno terminato l'esame? No, non è facile né gradevole. Dopo due mesi nella tomba non è uno spettacolo piacevole. Oh, che maledetto mestiere. E adesso devo anche spiegare al capo perché ho fatto questo. Non dovevo dar retta al primo impulso. Probabilmente quel tizio è morto per cause naturali, un attacco cardiaco. Sarebbe un pasticcio. Lei aveva ragione, commissario. Ecco qui la prova. È stato ucciso da un colpo di pistola. Non è stato un lavoro facile, ma l'ho trovato. È un proiettile calibro 9. Era finito nel polmone sinistro. E ha causato la morte? Non c'è alcun dubbio. Mandalo al laboratorio scientifico di Rio. Lei ha terminato, dottore? Sì. Puoi seppellirlo. Grazie, dottore. Dovere. Lorenzo aveva commesso un falso col suo certificato. Sapeva che si trattava di omicidio, non di infarto. E qualcuno temeva che lui parlasse. Per questo l'hanno ucciso. Non resta che una cosa da fare. Bisogna interrogare la moglie e l'uomo che è con lei. Bisogna avvertire la centrale di Rio. Andiamo. Buonasera, signorina. Sono le tre. Il signor Andrade mi ha detto di non svegliarla fino alle tre. Ha riposato bene? Dov'è ora? Il signor Andrade? Voleva che rimanesse. Dov'è andato? Come mai è vestita? Perché non si è messa comoda?
Dov'è? È uscito. Dove è andato? Ha detto che tornerà prima che faccia buio. Ha detto che lei deve aspettarlo, che non deve uscire per nessuna ragione al mondo. Coraggio, signorina. Ora si rinfreschi. Le ho preparato qualcosa da mangiare. La cucina di mamma Candida è molto rinomata. L'aspetto di sotto. Non le piace? Non ho appetito. Vuole un'altra pietanza? No, grazie. Deve mangiare qualcosa. Almeno beva un bicchiere di latte. Vada in terrazza, lì starà meglio. Viene spesso a trovarla. È gelosa? No. Lei lo conosce bene, vero? No, lo vedo solamente qui. Mi scusi, signorina, arrivano dei clienti. La settimana scorsa ho fatto dipingere di blu la sua camera prediletta. È stato come me l'avesse detto il cuore. Sola? Vuole un tavolo? Mi scusi, desidera un tavolo? No, cerco una ragazza che lavora qui. Da dove si va ai camerini? Da quella parte. Grazie. Coraggio, ragazze. Avete un minuto per cambiare costume. Di corsa, eh? Di corsa? Cerca qualcuno? Cerco una ragazza che lavora qui. Credo che si chiami Ines. Non c'è. Mi sa dire dove posso trovarla? Per cosa? Vorrei parlarle. L'hanno arrestata per la rapina alla gioielleria. Sembra che avesse tenuto nascosto il rapinatore a casa sua. Lei è sua amica? No, volevo riferirle un messaggio. Dovrebbe rivolgersi alla polizia. Andiamo, svelte, ragazzi, siamo in ritardo, andiamo, svelte! Buonasera. Posso entrare? Ma certo. È una sorpresa, non l'aspettavo. Non sapevo dove andare. Le occorre qualcosa? Io partirò fra poche ore. Devo raggiungere mio marito a Buenos Aires. Allora? Ma se lei vuole, può restare. La casa rimarrà vuota. Ho licenziato i domestici fino al mio ritorno. Qui non la cercherà nessuno, e tantomeno la polizia. Allora ha saputo? Ormai è una notizia di dominio pubblico. Hanno trasmesso la sua descrizione per radio. Hanno pubblicato la sua foto e il suo nome su tutti i giornali. Non sapevo dove andare, né a chi rivolgermi. Ho molta paura, ecco perché sono qui. Ma... cosa c'è? Non ho il diritto di immischiarla in questa faccenda. Ci siamo viste solo una volta. Non dica sciocchezze, mi consideri un'amica. Ora le preparo un whisky. Le farà bene.
Lei non lo crede, è vero? Che cosa? Che non ha ucciso il medico. Oh, neanche a pensarci. Lei è completamente innocente. Lei non ha da preoccuparsi. E Rivas? Mi hanno detto in ufficio che era partito con lei a Campo Belém. Rivas. Rivas ha tentato di uccidermi. Che cosa ha detto? Guidava un'auto rossa. Un'auto rossa che mi aspettava al mio arrivo a Rio. Non la capisco. E il giorno dopo ha cercato di travolgermi. C'era quasi riuscito. E la guidava Rivas. Ne sono sicura. Rivas era un buon amico di suo marito. Non può essere. Vorrei andarmene di qui. Tornarmene in Spagna. Lei ha detto che mi avrebbe aiutata. Lei se ne andrà, glielo prometto. Cosa le prende? Si sente male? No, ci ho ripensato. Sarebbe un rischio per non lei. Non tema, ho calcolato il rischio. Lei è importante per me. Cosa sa? Cosa dice? È davvero convinta che Rivas voleva ucciderla? Non lo so. Cosa ha scoperto a Campo Belém? Niente. Lei sa chi ha ucciso il medico? No. E perché l'hanno ucciso? Lei mi sembra impaurita. A volte scambiamo per realtà quel che non è mai successo. Vediamo anche ciò che non esiste. Lei aveva un anello nella mano destra. È vero? In questa mano? No, io porto solo un anello nella sinistra ed è la fede. Vado via. No. Mio marito non me lo perdonerebbe. Ora stia tranquilla. Domani penseremo alla sua partenza. Lascerà il Brasile senza difficoltà. Domani? Ma lei non doveva partire stasera. Non posso lasciarla sola. Venga con me. Venga. Nessuno sa che lei è qui. Non c'è di che preoccuparsi. Ogni mattina alle 11 parte un aereo per la Spagna. Fra qualche ora le sembrerà d'aver vissuto un brutto sogno. E probabilmente non penserà più a noi. Glielo assicuro. Qualche mese fa sarebbe stato diverso. Le occorre qualcosa? No, niente. Buon riposo. Ha qualcosa da dirmi? No, niente. Buonanotte. L'hai veduta? Sì. Il signor Miller è partito per Buenos Aires il 27 novembre. Ma non è possibile, aveva il biglietto per il 25, l'avevo prenotato io stesso. Sì, è vero, per il 25, ecco la prenotazione. Ma poi telefonò richiedendo un biglietto per il 27 di novembre. Va bene, grazie. Ora va a prenderla. No. Non possiamo tirarci indietro. Senti, dobbiamo per forza... Faremo una corsa in auto lungo la strada costiera. Simuleremo un incidente e cadrà in mare. Siamo intesi? Non correremo nessun rischio. Sarà un normalissimo incidente. E nessuno potrà sospettare di noi. Avanti. Paola. Paola. Mi ha fatto spaventare.
Venga con me. No. Che cosa vorrebbe fare? Mi ascolti. Non può rimanere qui. Dobbiamo agire in fretta. Forse Rivers ha immaginato che lei è venuta qui e l'ha denunciata. Sarebbe pericoloso per lei restare. Mi creda. No. Non lo sa. Non può saperlo. Perché? Ho riflettuto a quello che lei mi ha detto prima. Forse è vero che Rivers intendeva ucciderla. Dobbiamo andarcene di qui al più presto. Per favore, si muova. Anch'io ho paura. Siamo sole qui. Non perdiamo tempo. Ho l'auto sotto casa. Deve aver fiducia in me. Di mio marito, non è di Rivers. L'ho presa stasera sotto l'ufficio. Rivers non se n'è accorto. Sono stata molto accorta. No. Paola! Paola! Seguimi con la tua auto. Muoviti! Mi indichi la strada per la casa di Miller. Vada dritto fino ad arrivare al bivio. Miller, secondo lei, ha ucciso Lorenzo. Prima aveva ucciso Duran. Per quale ragione? Forse per avere solo lui il controllo della società. Conosce bene sua moglie? Anna? Sì. Credevo di conoscerla. Non mi spiego perché abbiano ucciso Duran a Campo Belen. Non lo capisco. L'auto di Anna Miller.
Forse la colpa è mia. Dovevo sospettare che era Miller. No, non è Miller. È mio marito. Tuo marito? Chiama Rio, chiedi un'ambulanza. E Jorge Duran. Lei era con lui a Campo Belen, è vero? Non volevamo ucciderlo. Non volevamo ucciderlo. Quando mio marito partiva, Jorge e io ci rifugiavamo a Campo Belen o in un altro posto. Un giorno mio marito ebbe dei sospetti. Finse di partire per Buenos Aires. E noi, come al solito, andammo a Campo Belen. E lì ci scoperse. Non volevamo ucciderlo. Ma Jorge ci fu costretto. Un medico del posto dichiarò che era morto per infarto. Lo pagammo per questo, ma era veramente convinto che il morto fosse Jorge Duran. Non avevamo un'altra via d'uscita. Jorge si fece passare per mio marito. Il giorno dopo partì per Buenos Aires. Sarebbe andato tutto bene se lei non fosse venuta. Vieni. Manca poco all'alba. In questo paese si passa dalla notte al giorno quasi senza accorgersene. E quando sorge il sole, tutto è differente. Rivas, lei può prendere quest'auto. Grazie, commissario. Vieni. Non avevo mai visto quest'auto prima d'ora. E non conosco Rio. E il passato per me non esiste più. Sei appena arrivata e ci conosciamo. Io ti stavo aspettando.